Buongiorno signor Bogana, siamo qui oggi per avere un'opinione di un esperto circa i risultati del progetto C95. Per partire le chiederei di presentarsi e di raccontarci di cosa si occupa. Sì, allora, buongiorno a tutti. Mi chiamo Bogana Cristian, lavoro presso l'ASTAC da circa un anno e mezzo. Mi occupo principalmente della formazione degli apprendisti durante i corsi interaziendali, dove sono responsabile a livello cantonale per la formazione degli apprendisti conducenti veicoli pesanti, in primo luogo. Secondo luogo, mi occupo dell'organizzazione e dell'erogazione dei corsi OAuth, corsi necessari per il mantenimento della carta di qualifica del conducente. Ok, vorrei sapere qual è la sua opinione circa la rilevanza dei risultati del progetto. Mi riferisco al cammino formativo che è stato definito, ai materiali interattivi collegati ai diversi moduli, principalmente questi due risultati. Sì, allora, sono degli ottimi, posso dire che sono degli ottimi supporti che potrebbero essere di complemento a quello che è appunto il nostro programma, perché noi abbiamo già un programma di base che viene seguito da Berna, da modo che dobbiamo stare, diciamo, se vogliamo, un attimino seguire una certa linea, però è sicuramente interessante. In relazione all'efficienza del progetto nel raggiungere i suoi obiettivi, vorrei sapere come giudica la facilità d'uso dei materiali, la facilità di comprensione, l'accesso. Sì, diciamo che sono comprensibili, piuttosto semplici e chiari, in modo che lo sviluppo, il tutto è piuttosto intuitivo, in modo che l'ho trovato ben fatto, con degli ottimi supporti. Interessante anche il discorso di inserire magari prima le domande e poi in seguito, così si fa un attimino una verifica di chi sta di fronte, un attimino sulle conoscenze che si ha, e poi in seguito viene poi spiegato nel dettaglio, viene data un attimino le varie risposte a complemento di quanto già chiesto durante il quiz, in Ho modo che è capito. senz'altro positivo e ben fatto. Ho capito. E, infine, volevo sapere come giudica il potenziale impatto di questo progetto sia a livello della sua organizzazione che a livello nazionale. Come vede possibili applicazioni dei risultati del Sì, progetto? ma direi utile determinate parti, magari determinati sistemi, come è stato sviluppato, può essere senz'altro utile. Come già detto prima, il discorso di iniziare magari con delle domande per tastare un attimino il terreno, per poi dopo approfondire, in modo che è senz'altro valido questo sistema. Inoltre, trovo molto interessante l'integrazione di certi video di breve durata, però ecco che mirano quello che è il concetto, l'obiettivo di quella lezione, di quella parte. Questi strumenti li vedrebbe applicati in aula o anche per uno studio autonomo, come... Trovo forse più utile per uno studio autonomo, che può essere senz'altro utile per un ripasso, da modo che bene o male sono abbastanza, non proprio specifici, però hanno una gamma piuttosto ampia, da modo che per poter verificare un attimino lo stato di apprendimento lo trovo senz'altro Ok, va bene, la ringrazio per l'intervista. utile. Grazie, grazie Arrivederci. a voi, arrivederci.